Ciao a tutti, sono Valeria Bianchini delle Scuole Spagnole di Storia e Archeologia in Roma del FISIC. Le Scuole Spagnole conduce da 30 anni un progetto di ricerca archeologica nel sito di Tusculum, che si trova nel comune di Monteporzio Catone, a circa 30 km a sud-est di Roma, grazie a una concessione di scavo del Ministero della Cultura e in stretta collaborazione con la comunità montana dei Castelli Romani Prenestini. Nel corso della campagna di scavo del 2023, condotta nell'area delle cosiddette Terme Adrianee, è stato rinvenuto questo meraviglioso reperto, una statua in marmo femminile a grandezza naturale, acefala, databile tra il primo secolo a.C. e il primo secolo d.C., pertinente a un ambiente di culto dionisiaco. Lo scorso anno, in occasione della notte dei ricercatori, l'abbiamo presentata al grande pubblico. Attualmente è in corso di restauro presso l'Istituto Centrale del Restauro, ma la ricerca continua. Grazie alla collaborazione con i colleghi della Facoltà di Ingegneria, stiamo analizzando questa statua nei suoi minimi dettagli per garantire un miglior restauro e una migliore fruizione da parte. Grazie, sono Michele Bici, creatore del DIMA. Noi del gruppo di disegno e metodi per la progettazione industriale abbiamo fatto in modo di avere i modelli 3D della statua tramite delle scansioni di reverse engineering e ora vogliamo mostrare i modelli 3D ottenuti in delle esperienze di realtà virtuale e realtà aumentata che venerdì e sabato notte gli utenti potranno vedere e provare con mano, diciamo. E si potrà andare intorno, fare una passeggiata intorno al 3D della statua, vedere un restauro virtuale e potremo avere effettivamente la sensazione di come la statua adesso risulta dopo la pulizia. Vi aspettiamo venerdì e sabato.